Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco carissimi, il canto ci ha aiutato, come ha potuto, ad accordarci, no? A metterci sulla stessa lunghezza d'onda. Adesso questi cuori che si sono un po' accordati devono un po' aprirsi alla presenza di Gesù, che è qui tra noi perché riuniti nel suo nome. È Lui la ragione del nostro stare qui. È Lui la ragione del nostro stare qui. È proprio così, no? Ecco. E allora a Lui vogliamo aprire il nostro cuore, digli: entra Gesù, entra. Perché solo Tu ci vuoi bene come nessun altro ci può voler bene. Perché io non ne ho trovato ancora un altro che ha dato la vita per me. E per quanto mi sforzi di amare, non posso dire a nessuno: darò la vita per te. Solo Gesù. Ecco. E allora Gesù che apriamo il nostro cuore e la nostra mente. E perciò ci apriamo anche l'uno all'altro, perché Gesù è presente in ciascuno di noi. E con questi sentimenti gli confessiamo quello che siamo, le nostre debolezze, le nostre incapacità, ma anche gli doniamo i nostri desideri, le nostre spinte di bene, e le vogliamo immergere le une e gli altri tutto dentro la sua misericordia, perché quello che ha da bruciare bruci, e quello che ha da fortificare possa Lui, con la sua forza e il suo amore, fortificarlo. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho fatto peccato insieme a parole, cose e emozioni, che nel mio cuore hanno mia e subito la grazia del Regno di Dio, l'angelo santo e cuore di te, per pregare per me il Signore Dio. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella tua chiesa San Bernardo Abate come lampada che arde e risplende, fa che per sua intercessione camminiamo sempre con lo stesso fervore di spirito come figli della luce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dei Giudici. In quei giorni l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita. Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Perdona, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian». Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io?» Gli rispose: «Perdona, mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre.
Il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Gli disse allora: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Intanto non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti. Rispose: resterò fino al tuo ritorno. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece focacce azime. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: prendi la carne e le focacce azime, posale su questa pietra e versavi il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime. Dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: Signore Dio, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse: la pace sia con te, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò: il Signore è pace. Parola di Dio. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse:
Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Se vi potete sedere meglio, eh? È bella questa parola di Dio che oggi è per noi e parla di noi. Potremmo dire anche parla di Pietrino, di cui facciamo memoria del giorno della nascita al cielo, no? Ecco, sì, ognuno di noi è nella condizione di Gedeone, è amato da Dio, è ricercato da Dio. Dio è con ognuno di noi ed è la nostra forza. E come Gedeone anche noi facciamo l'esperienza di chi dice: ma dove sta? Guarda come sono ridotto, guarda come mi sento impotente, incapace, c'ho grossi desideri, ma poi, oppure qualche fiammata, ma dopo. E il Signore capisce anche queste nostre, diciamo, riserve, ma non per questo, non per questo cessa di stare con noi. Sì, perché ognuno di noi è amato da Dio. Papa Francesco, nella lettera dove ha detto a ciascuno di noi, no, che siamo tutti chiamati alla santità, augurava a ciascuno di noi di scoprire quella parola che Dio ha detto quando lo ha creato, perché è una parola unica e irripetibile, è una parola che ci rende partecipi dell'onnipotenza di Dio o della potenza di Dio, perché quella che dice Dio è una parola creativa e creatrice, perciò se la viviamo ci rende partecipi di quella creatività e quella forza di creare che è di Dio. Questo è l'annuncio, no? È l'annuncio. Gedeone fa esperienza di questa vicinanza di Dio, di questa presenza di Dio. Lo fa attraverso invitandolo a casa. E lì sperimenta in questa comunione di vita, attraverso quel banchetto, se così si può dire, la vicinanza di Dio. E si butta nell'avventura per la quale Dio lo ha scelto. Ricordo un'esperienza che è diventata una testimonianza nelle poche cose che ha scritto Pietrino, no? Di quando si ritrovò ad un campo, il suo primo o secondo campo da giovane, e io gli diedi la notizia che era responsabile di un gruppetto. Si spaventò, lo racconta lui nella sua testimonianza alla fine del campo, ma poi, ecco, capì che era una chiamata di Dio, e sentì e scoprì, fece una scoperta: Gesù Eucaristia.
E lui dice che è lì che ha trovato la forza, in quella comunione con Gesù e Eucaristia, che ha trovato la forza per essere quello che doveva essere nei confronti dei suoi compagni di gruppetto, nell'insieme. E proprio questo tornare da Gesù che poi lo portava a non essere superficiale, ma andare in profondità. Ecco, è un po' un'esperienza quella che vi racconto di Pietrino, che ha delle somiglianze con quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura di Gedeone. Ma restiamo fermi su questa realtà. Ecco, il dono di Dio va oltre e non è condizionato dalle nostre capacità. È quello che dice Gedeone: io sono l'ultimo, appartengo all'ultima famiglia, e perché hai chiamato me? Non c'è un motivo perché Dio chiami te e ognuno di noi. È il suo amore, perché ognuno di noi è amato in un modo esclusivo, personale da Dio. Certo, accogliere questo miracolo, questo amore, è sempre un miracolo, vedete? Cioè, Gesù qui nel Vangelo parla che è difficile che un ricco entri nel Regno dei Cieli. Addirittura dice che è più facile che un cammello passi per il buco della cruna del lago. Sì, perché noi ci nascondiamo o dietro i nostri progetti, o dietro le nostre capacità, o dietro le nostre nullità, le nostre povertà. Ma pure quelle sono ricchezze. Pure quelle sono ricchezze. Perché ci impediscono di credere all'amore. La ricchezza è ciò che ci impedisce di credere all'amore. È ciò che ci fa supporre che possiamo costruire la nostra vita solo sulle nostre capacità e sulle nostre risorse. Questa è la ricchezza dalla quale Gesù ci mette in guardia. È sempre un miracolo credere all'amore. Non avviene come frutto di un ragionamento, ma è così, qualcosa che accade nel cuore e che avviene per fiducia, per abbandono, per consegna. È un po' quello che ha fatto Gedeone, no? Nella prima lettura che abbiamo ascoltato. È sempre un miracolo credere all'amore. È impossibile agli uomini, dice Gesù, entrare, e chi si salva, no? Dicono gli apostoli. È impossibile agli uomini, però è possibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Ed è proprio così, fratelli e sorelle, carissimi giovani, proprio così. Nulla è impossibile a Dio. Io ricordo quando avevo 16 anni, a un certo momento stavo in seminario e ci furono dette tante cose belle che mi colpivano e mi attraevano. E poi dissi: ma se questo essere prete non è per me. Ed è vero, non lo è manco oggi per me, se quello è, perché io non ce la faccio. E poi capii che non è che io dovevo fare, ma dovevo solo accogliere l'amore di Dio, la sua parola, quella parola che lui ha detto quando mi ha pensato, mi ha creato. Credere in quella parola, scoprirla e crederla. E allora è possibile, tutto è possibile a Dio, tutto è possibile a Dio. Perché è Lui la nostra forza. E Lui è Dio. Ecco, questa fiducia in Dio, che è Padre, e che ci ama personalmente, singolarmente. Questo è l'annuncio di Gesù. E questa è la certezza nella quale ci vuole introdurre Gesù, che è una certezza per realizzare, per compiere la nostra esistenza. Quando questa realtà, no, di Gesù che compie la nostra vita, che la realizza nella pienezza, non di là, di qua. Perché è quello che Gesù garantisce a Pietro, no?
quando gli dice Pietro: allora noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, ci siamo consegnati. E Gesù dice: beh, chi avrà lasciato il padre e la madre, i campi, eccetera, no? Avrà 100 volte tanto su questa terra, insieme alla tribolazione, e poi la vita eterna. 100 volte tanto. La pienezza della vita come uomini e donne è qualcosa che è possibile su questa terra, grazie a Gesù ed in Gesù. E Lui a questa pienezza ci vuole portare. Papa Benedetto disse ai giovani a Colonia, no? Gesù non chiede niente, dona tutto. Dona tutto. Ed è vero, sapete? Ed è vero. Perché in Gesù ogni uomo e ogni donna è fratello e sorella. E perciò ci appartengono e apparteniamo a loro, ci apparteniamo reciprocamente. E non ci sono impedimenti. Tu hai lasciato tutto e trovi tutto. Questa è un'esperienza che fa ogni vero seguace di Gesù, non solo qualcuno. Non solo quelli che magari diventano sacerdoti, suore, missionari, ma ogni vero cristiano. Perché ogni vero cristiano è colui che nella vita è colui che nella sua vita ha fatto l'esperienza che tutto è possibile a Dio e si è fidato di Dio, al quale tutto è possibile. E il maestro o la maestra di questo affidamento è Maria, no? Immaginate una ragazza di 14 anni che si sente annunciare qualcosa di inaudito, di diventare la mamma del Messia, la madre di Dio. Nulla è impossibile a Dio, questa è la spiegazione che dà l'angelo, no? Ed è la madre di Dio, perché Dio può fare tutto. E ognuno di noi, e per ognuno di noi c'è questa possibilità, o questo desiderio di Dio. Ognuno di noi è un desiderio di Dio. Ognuno di noi è suo figlio, perciò è il desiderio di Dio. E Dio lo può compiere questo, lo vuole compiere, per questo ha mandato il suo figlio Gesù, per poterlo compiere, questo suo desiderio. Papa Francesco spesso ci dice, no, che noi siamo il sogno di Dio, è vero, tu sei io, ognuno di noi è sogno di Dio. E allora diciamo, speriamo di realizzarlo questo sogno di Dio, perché Dio non sogna come noi, no? La mattina ti svegli e dici qualche volta meno male che non è, oppure meno male che era un sogno, no? Oppure purtroppo era un sogno, no? I sogni di Dio sono realtà, sono realtà. E io penso che nella vita di questo nostro fratello Pietrino, no? Perché il nostro fratello, come nella vita di tanti altri, no? Papa Francesco parla dei santi della porta accanto, no? Ecco, si realizza questo sogno di Dio, che non è fatto di cose eclatanti, ma di normalità di vita gustosa, piena, semplice e ricca, perché è abitata da Dio. E che c'è di più per una vita umana? Quella di essere abitato da Dio. Non c'è più, di più non c'è niente. Finché però nella semplicità non scopriamo questo, andremo sempre in cerca di qualcos'altro, perché niente ci può saziare. Perché poi il sogno di Dio che io sono è quello che io stesso cerco. Perciò la logica è affidarci alla sua parola. Ecco, che il Signore ci conceda questo. Perché ognuno di noi, ciascuno di noi, possa essere nella gioia piena ed essere se stesso. Perché anche qui, vedete, c'è la bellezza
alla quale ci introduce Gesù, se lo accogliamo, è una bellezza che non ha fine, che non ha uguali, perché ognuno è se stesso ed è nello stesso tempo diverso dagli altri. Non ce n'è uno uguale all'altro. Questo è vero se sfogliamo un po' il libro della la Biblioteca Sandorum, no? Come si chiama questa enciclopedia dove sono raccolte le vite di tutti i santi. Non ce n'è uno uguale all'altro. Ma così Dio non è che gli è mancata la fantasia, ha fatto qualcuno copia. Rischiamo di essere copie se imitiamo qualcuno, per dire quello mi piace, posso fare così. Ti persi. Quando puoi essere te stesso nella pienezza. È unico, unico. Io auguro a me e a ciascuno di realizzare questa unicità, perché poi è la nostra gioia, è la nostra pienezza. Supplichiamo Dio nostro Padre perché ci aiuti ad ascoltare la sua parola anche quando ci sembra difficile da attuare. Preghiamo insieme e diciamo: donaci Signore la povertà di spirito. Donaci Signore la povertà di spirito. Per il Papa, i nostri vescovi e sacerdoti, perché siano modello di povertà e mostrino ai cristiani che è possibile vivere con gioia il distacco della ricchezza. Preghiamo. Donaci Signore la povertà di spirito. Per i cristiani che sanno fare scelte più radicali, perché ricevano, come ha promesso Gesù, gioia 100 volte maggiore di quanto hanno lasciato. Preghiamo. Donaci Signore la povertà di spirito. Per le nostre famiglie, perché regnino sempre la concordia, l'amore e la pace, e tutti siano pronti ad andare oltre per dare e a ricevere perdono. Preghiamo. Donaci, Signore, la povertà di spirito. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il dono di Pietrino. Mettiamo sotto la sua protezione tutti i giovani, i nostri ragazzi. Dona loro slancio e speranza per un futuro migliore, e siano sempre capaci di riaccendere la stella della loro vita. Preghiamo. Donaci, Signore, la povertà di spirito. Affidiamo all'intercessione di Pietrino la vita del nostro amico Edoardo Germini, di Cologna Spiaggia, che in precarietà di vita in seguito all'incidente stradale, perché possa essere presto ridonato all'affetto dei suoi cari. Preghiamo anche per tutti i nostri amici ammalati. Preghiamo. Donaci, Signore, la povertà di spirito. Per noi qui presenti, perché lasciamo che il Signore occupi sempre più il nostro animo e trasformi i nostri sentimenti. Preghiamo. Donaci, Signore, la povertà di spirito. O Padre ricco di bontà, ascolta le nostre preghiere e fa che il nostro cuore sia capace di affidarsi completamente a te. Per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio, fonte di unità e di pace, nel ricordo del santo abate Bernardo, che con la sua parola e la sua azione operò instancabile per la concordia della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù Cristo, Signore nostro. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Bernardo ci offri un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede e a tutti i santi del cielo cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la resa del tuo regno. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lorenzo e il Vescovo Gianfranco qui presente a questa celebrazione e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Pietrino, di tutti i nostri amici defunti e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Bernardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco il sangue di Cristo, mi custodisca la vita eterna. Preghiamo.
Il pane di vita eterna che abbiamo ricevuto nella festa di San Bernardo ci rinnovi, Signore, nel corpo e nello spirito, perché illuminati dalle sue parole e dal suo esempio, anche noi siamo afferrati dell'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ci sono i saluti. Devo dire che con noi naturalmente c'è la presenza di Don Giovanni, che sta approfittando di questi giorni in Puglia per continuare un po' le cure, gli esercizi motori. Quindi oggi ho mandato un messaggio che era con noi, lo sentiamo presente. Grazie. Ecco, allora non si sa chi fa di più, se chi sta fermo o chi lavora. Perciò lasciamo, è così, Gesù ci ha salvati tutti quanti sulla croce, stando fermi. E allora, ecco, questa è la visione della realtà, secondo Gesù Cristo, secondo gli uomini, ma gli uomini vanno a finire qui. Va oltre perché si è fidato di Gesù Cristo. Perciò. Qui in questa celebrazione così bella, così gustosa, così numerosa, abbiamo sentito la presenza anche di Pietrino e allora Adelina e Derna desiderano che, come siamo stati qua insieme con Gesù, ma abbiamo sentito anche Pietrino che ha realizzato pienamente se stesso in pochi anni, allora loro vogliono che noi ci ritroviamo anche nella sua casa. E ho detto, ma siamo in tanti, beh, come si moltiplicate le ostie, così si moltiplicheranno anche, diciamo, il cibo che loro hanno preparato, ok? Quindi siamo tutti invitati. Siccome il Vescovo di Teramo ha aperto la causa di beatificazione di Pietrino, che è servo di Dio, siamo autorizzati, anzi dobbiamo a questo punto, già l'abbiamo fatto nella preghiera dei fedeli, ma anche chi ce l'ha lo recita con me, se no vi unite, ecco, alle parole che io dico, questa preghiera per chiedere la glorificazione del servo di Dio Pietrino di Natale. Quando mi fermerò, ognuno chieda la grazia per chi vuole e secondo le intenzioni che ha. Dio onnipotente, tu che sei l'unico Dio vivo e vero e nell'uomo creato a tua immagine e somiglianza, in primi segno della tua gloria, ti rendo grazie per aver donato alla Chiesa di Teramo Atri la grazia di poter invocare l'intercessione del giovane Pietrino. Egli è il segno della benevolenza con cui, oh Dio, continui a posare il tuo sguardo misericordioso sulle giovani generazioni. Tu, oh Dio, per mezzo del tuo servo Pietrino, continui a mostrare a tutti come la docilità allo Spirito Santo rende ogni esistenza un tuo capolavoro. Hai fatto di Pietrino un profeta per gli adolescenti dei nostri tempi. In lui, tuo servo, hai mostrato che tu non guardi all'apparenza dell'età, ma alla sapienza del cuore. Tu infatti chiami uomini e donne di ogni età a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e i doni e doni loro il tuo spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, diventino artefici di giustizia e di pace. Umilmente ti prego, ravviva in me la ferma volontà di stare vicino ai nostri giovani. Sull'esempio di Pietrino, aiutami ad offrire loro spazi di speranza per il loro futuro, sostenendoli nella loro crescita. Imitando la semplicità di fede che ha sostenuto Pietrino nei momenti difficili, la speranza che lo ha animato negli impegni di tutti i giorni e la carità che gli hai permesso di amare come te, come tu ci hai amati,
concedi per sua intercessione la grazia che ti imploro. Affinché per la tua gloria egli possa essere beatificato in terra. Te lo chiedo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Amen.